Ben ritrovati con il Lavoro a 360 gradi. In questo gennaio tante novità e tanti ritorni. In realtà parliamo di un progetto proprio in apertura di puntata che è già la terza edizione, si chiama Sei nel posto giusto. Che cos'è? Di che cosa si tratta? Lo andiamo a scoprire insieme al sindaco di Nogara, Flavio Pasini, che ho incontrato per voi. Sei nel posto giusto è un progetto che ho iniziato un paio d'anni fa, un'esperienza positiva per il territorio. Chiaramente è incentrato sul mondo del lavoro, ma vuole mettere in gioco anche le amministrazioni locali, appunto il mondo dell'impresa, ma soprattutto anche il mondo della scuola. Siamo riusciti a fare due edizioni, abbiamo avuto un buonissimo risultato. Tanti giovani sono arrivati per i colloqui, perché con l'occasione raccogliamo anche i curriculum, quindi si dà lavoro da subito, come si dice, e quindi questo ci ha fatto ben sperare anche per la prossima edizione, che sarà ancora più accattivante di quelle passate. Sicuramente per questo tipo di progetti è importante e fondamentale la rete. Sentiamo che cosa ne pensa sempre il sindaco di Nogara, Flavio Pasini. Intanto abbiamo delle bellissime novità per il 2020, stiamo già lavorando da qualche mese al progetto, partiremo con i prossimi del 2020, quindi da gennaio ci mettiamo già in moto, con il mondo dell'amministrazione pubblica, quindi andremo a parlare con i comuni, cercheremo appunto di fare rete con loro, i comuni di tutta la nostra pianura veronese, perché è comunque una pianura interessante. Perché ci sono molte industrie, molte imprese che hanno bisogno di manodopera qualificata e professionale. Quindi il nostro intento è quello di far dialogare il mondo dell'industria con il mondo della scuola, di giovani che hanno studiato e che devono studiare qualcosa che serva per il lavoro futuro. Anche le famiglie sono coinvolte e quindi diciamo che è una bella rete che ci appassiona e quindi facciamo con entusiasmo, approcceremo questa nuova scommessa per il futuro. Per mettere insieme aziende, mondo del lavoro e formazione, quest'anno Sei nel posto giusto ha anche un'importante novità che adesso vi raccontiamo. Sì, ci siamo impegnati tantissimo col mondo dell'imprenditoria, tra amministratori abbiamo fatto una bella rete di supporto, però vogliamo puntare di più sul mondo della scuola e sui docenti, che sono le prime persone a contatto con gli studenti, che devono invogliare loro a studiare le materie giuste e a scegliere appunto la professionalità per il futuro. Quindi attraverso i docenti cerchiamo di fare questo dialogo, che chiaramente ci porterà delle soddisfazioni e soprattutto porterà delle soddisfazioni per i giovani che andranno a ricoprire questi ruoli molto ricercati dall'industria. È un progetto che ci ha appassionato da subito, con la BOL abbiamo iniziato questo percorso, questa scommessa appunto che è nata a Nogara, quindi alla fine abbiamo cercato nel nostro territorio di coinvolgere tutte le industrie locali, il mondo della scuola, le famiglie e quant'altro, soprattutto i giovani. Però è un progetto ambizioso e quindi vorrei che fosse portato avanti da ancora più comuni, al quale siamo chiaramente disponibili non solo al dialogo, ma a aiutarli a intraprendere anche loro questo percorso, perché ci copino, perché possono portare anche nel loro territorio questa bellissima esperienza che sicuramente andrà a vantaggio di tutto il tessuto sociale locale. Nel prossimo servizio andremo a conoscere una professione nuova che sta andando molto in voga, si tratta dello sketch note. Non ne avete mai sentito parlare, è il momento giusto per ascoltare Elena, che è diventata sketch note un po' per caso. Avete mai sentito parlare di sketch note? Probabilmente sì, ma oggi vogliamo raccontare la storia di Elena, che ha cominciato ad occuparsi di questa professione, diventare proprio professionista di questa tecnica, e andiamo a capire come è nata questa passione. Allora, io fino a un anno e mezzo fa non disegnavo, e poi in realtà attraverso un percorso di formazione in azienda, io negli ultimi 8 anni non ho fatto né grafica né illustratrice, niente di tutto questo, e facevo l'assistente dell'amministratore delegato in una società, e per un percorso di formazione sono venuta in contatto con questa tecnica, ho provato un pochino, ho visto che mi piaceva far sintesi, disegnare, e poi l'ho coltivato, ho fatto un corso e da lì è diventato adesso un lavoro in realtà. Che cosa significa che lo sketch note può essere un lavoro? Ci vuoi spiegare in che applicazioni può essere utilizzato?
Sì, allora in realtà vi parlo della mia esperienza. Io seguo, diciamo, il docente in azienda quando fa attività di formazione e poi restituisco una sintesi visiva, quindi in una o due tavole, dipende dal contenuto, dipende dalla durata. Partendo dal presupposto che le slide nella formazione poi non sono uno strumento sempre utile per i partecipanti per rivedere gli argomenti, ricordarseli. Invece creando una tavola in SketchNote di una o due sintesi, in realtà puoi condividerla via WhatsApp, puoi stamparla per attaccarla in ufficio, diciamo che la rivedi più volentieri, in realtà lì hai la sintesi, un bignami di tutta la formazione. Oppure partecipa a conferenze, va tantissimo in questo periodo dell'intelligenza artificiale, partecipa a conferenze e poi restituisco una tavola che di solito viene visualizzata alla fine della conferenza, come nel nostro caso, che riassume, diciamo, tutti i concetti e, diciamo, che funziona molto sui social come strumento di, come contenuto di, da condividere, ecco. Sempre più in voga la professione del fashion blogger e dell'influencer, ma per diventare veramente dei professionisti che cosa serve? Abbiamo incontrato una delle più importanti fashion blogger d'Italia, Carla Gozzi, e le abbiamo chiesto di svelarci qualche trucco e soprattutto che cosa serve per far diventare una passione una vera e propria professione. Siamo in compagnia di Carla Gozzi, la fashion coach più famosa d'Italia. Come sei arrivati a questi obiettivi? Tanti anni di esperienza nella moda, come è nata questa avventura? Sì, tanti anni di esperienza nella moda, dietro le quinte, prima naturalmente, quindi questo lancio anche questo messaggio ai giovani, no? Che vogliono subito arrivare, in realtà c'è tanto da fare prima, per poi trovarsi, nel mio caso, a un certo punto in cui ho capito che il dietro le quinte mi era servito moltissimo, ma che avevo intenzione di approfondire la cliente finale, quindi la consumatrice. Quindi a quel punto, nonostante un bagaglio culturale di esperienze molto importante, ho cominciato a frequentare corsi di personal shopper, di consulente d'immagine, prima in Italia, poi all'estero, e ho cominciato a fare questo mestiere ormai 15 anni fa, quindi tanta roba. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, restate con noi e con il lavoro a 360 gradi. Le abitudini moderne prevedono un uso intensivo di dispositivi digitali, da cui anche i ragazzi ormai non possono più prescindere. Questi possono creare disturbi da affaticamento visivo digitale. L'educazione di noi giovani è importante. Oltre a trascorrere più tempo in attività all'aria aperta, rientra in questo ambito anche l'educazione a una corretta postura, il giusto posizionamento del dispositivo e la buona illuminazione dell'ambiente di utilizzo. Tali accorgimenti però possono non bastare. Serve una correzione più adatta a queste nuove esigenze. La nostra soluzione per il benessere visivo è la lente monofocale voluta Sync di Oya, che riduce e previene l'affaticamento visivo digitale. Consente una visione ottimale da lontano e presenta una zona potenziata nella parte inferiore per la visione da vicino. Abbiamo parlato di esperienza che è importante, adesso addirittura c'è un corso di laurea per diventare delle influencer. Che cosa ne pensi e soprattutto come ti approcci ai giovani, perché so che anche tu hai un'accademia? Sì, allora beh, i corsi naturalmente, anche i corsi di laurea sono importantissimi, perché quando parliamo di influencer parliamo naturalmente di comunicazione d'immagine e quindi se vogliamo farla bene è giusto imparare a farla nel modo giusto. Beh, i giovani, come dicevo prima, vogliono un po' arrivare sempre, come dire, accorciando le tappe. Qualsiasi mestiere, anche quello più moderno, ha bisogno di una preparazione di base, quindi un pochino di calma e di studio e di approfondimento ci vuole. Senza dubbio siamo nell'era dell'immagine e quindi evidentemente tutte le nuove professioni si basano proprio sull'importanza di definire e modellare un'immagine che per ogni persona naturalmente deve essere diversa. Ecco perché le influencer hanno un'importanza fondamentale, perché poi vengono osservate, vengono copiate, vengono emulate e in questo senso, diciamo, hanno anche una grande responsabilità. Nel tuo caso fai anche formazione? Sì. Di cosa ti occupi e soprattutto cosa tratti quando fai queste lezioni? Sì, allora nella mia accademia io accolgo store manager, assistenti alla vendita, imprenditori, ma anche persone normali, a seconda sulla base, diciamo, del corso che vogliono frequentare, persone normali che vogliono modellare il proprio stile personale. E devo dire che sono sempre delle giornate molto interessanti, perché escono le cose più disparate. E se parliamo di corsi non professionalizzanti, diciamo un po' per tutti, ci sono proprio le domande tipiche. Ma questa scarpa con cosa
famosa labino, quindi una scarpa magari banalissima, semplicissima, che andrebbe con tutto, ma nella testa delle persone non è così evidente abbinarla magari a un tipo di pantalone piuttosto che una gonna. Oppure andiamo ai corsi più professionali, dove gli store manager chiedono e fanno delle domande un po' più complesse, tipo come individuare la personalità di chi mi sta di fronte senza chiedere nulla, ma soltanto leggendo gli indizi. E quello è un tema bellissimo, molto interessante. Dal tormentone, da come ti vesti, a detto fatto, sono passati molti anni. Come è cambiata adesso la moda e soprattutto l'approccio delle persone alla moda? Beh, allora diciamo che Ma come ti vesti siamo alla 13ª edizione, quindi ormai è un programma cult, è rimasto solo quello perché gli altri erano tutti chiusi, no? E in confronto al nostro, appunto in compagnia con il mio collega Enzo Miccio, oggi il cambio look è molto diverso, cioè se una volta si trasformava e si cambiava veramente la persona quasi non riconoscendola, oggi che faccio la stessa cosa su detto fatto, in realtà parto proprio dalla persona e lì attuo le modifiche, ma in genere non c'è un effetto sorpresa della serie non la riconosco più, ma la riconosco e lei, ma bellissima. Questo è il nuovo cambio look, quello moderno. Nel prossimo servizio parliamo dell'azienda Gardesana Servizi, che ha aperto proprio da poche settimane un nuovo front office dedicato proprio ai cittadini del Lago di Garda, ad Affi, per ascoltare la voce di Roberto Bonometti, sindaco del comune che ospita questo importante servizio. Sì, credo che sia un bel traguardo raggiunto, non solamente per il comune di Affi, ma credo per tutti i comuni che fanno parte di AGS. Pertanto questa è una zona un po' centrale, ormai Affi è diventato il fulcro un po' di tutto il territorio. Credo che anche dal punto di vista viabilistico, credo che sia un ufficio importante per tutti, soprattutto per i cittadini che fanno parte di questo territorio. Parliamo di un servizio per i cittadini, un front office di azienda Gardesana Servizi. Abbiamo ascoltato proprio per l'occasione anche il presidente Angelo Cresco. Abbiamo deciso di unificare i nostri servizi, di migliorarli, di innovarli e soprattutto di dare una risposta adeguata alla domanda che ci viene rivolta dai nostri utenti. Pensiamo che questo ufficio, che oltre ad essere front office, sarà anche un punto di riferimento per gli interventi urgenti nei nostri comuni, sia un modo per rispondere alla novità e soprattutto ad un'azienda come l'azienda Gardesana Servizi, che punta in primo luogo ad essere efficiente e in grado di intervenire sul territorio rispondendo soprattutto alla volontà dei nostri amministratori. Un front office che risponde a molte esigenze per i cittadini. Abbiamo voluto sentire l'opinione di molti sindaci che erano presenti proprio il giorno dell'apertura di questo importante servizio. Beh, sicuramente, tanto la location è indovinata perché ci sono parcheggi e quant'altro. Per i cittadini sicuramente una comodità, perché magari nel tempo che si fa la spesa il marito può venire qua a fare le pratiche o quant'altro, perciò sicuramente un bel posto per AGS. Beh, sicuramente è un'iniziativa da apprezzare, noi amministratori la apprezziamo molto, ma penso che venga ancora maggiormente apprezzata dagli utenti, e quindi un'azienda che si sposta anche all'interno, nell'entroterra gardesano, con sicuramente uffici qualificati e una risposta molto molto importante e attenta a necessità proprio dell'utenza, anche quella interna. E quindi una bella iniziativa, sono convinto che darà dei buoni risultati e sarà, come dicevo ripetutamente anche prima, molto molto apprezzata dagli utenti stessi. Ma senz'altro, io che sono sindaco del comune di San Zio di Montagna, andare a Peschiera 30 km e il traffico che troviamo, soprattutto nel periodo estivo, era un problema. Oggi aver aperto un ufficio ad Affi è un vantaggio, direi, importantissimo per il nostro territorio, per il mio comune, ma anche per i comuni limitrofi. Ecco. Siamo in conclusione anche di questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Io vi ricordo che saremo puntuali anche la settimana prossima per raccontarvi tante novità sul mondo del lavoro, e vi ricordo anche che se avete voglia di rivedere le nostre puntate potete farlo sul sito www.lavoro-360.it. Elisa Tagliani vi saluta e vi aspetta la settimana prossima con il Lavoro a 360 gradi.